Collegamento in diretta con Fabrizio Cianci di Radicali Ecologisti, associazione radicale recentemente riconosciuta ufficialmente nel mondo radicale. Adesso Fabrizio, prima di parlare appunto dei temi che affronta questa associazione, di cosa si occupa, ecco, diciamo qualche commento su questo riconoscimento ufficiale che è importante all'interno del mondo radicale. Grazie Fabrizio di essere qui con noi, a te la parola. Ciao, grazie a voi e buonasera a tutti. Sì, l'associazione è stata riconosciuta da poche settimane da Rita Bernardini e Valerio Federico, e l'associazione in realtà esiste da un anno. Siamo costituiti l'8 marzo 2013. Poi avevamo già chiesto il riconoscimento l'anno scorso alla precedente dirigenza, però è stato accordato quest'anno con quella nuova. E l'associazione è appunto un'associazione tematica, e la sua si concentra su tematiche ecologiste, ma chiaramente è un'associazione che prende le mosse da quello che è il nostro indirizzo culturale, cioè quello derivante dalla scelta transnazionale. Quindi è un'associazione che propone una lettura transnazionale e un'azione territoriale. Secondo poi è un'azione laica e non violenta. Quindi è un'associazione che riprende la tradizione del movimento radicale nell'ambito ecologista, perché molto spesso ci è capitato, soprattutto dai radicali più nuovi, insomma, io sono radicale da 24 anni, quindi sono i miei trascorsi, ci è capitata che alcune persone trovassero strana questa tematica ecologista dentro i radicali. Invece, per esempio, molti non sanno che nel 68, proprio qui a Roma, nacque, grazie a una pattuglia radicale, studiosi, economisti, capeggiata da Aurelio Peccei, nacque un gruppo di studio, un gruppo culturale e politico, che nel 72 poi pubblicherà I limiti della crescita. Ed è il primo grande documento che appunto propone una lettura radicale, nel senso anche non violento, dei limiti appunto del modello della crescita infinita. Da là, proprio nel Partito Radicale, nasceranno, guarda caso, i primi gruppi ecologisti, non solo italiani ma anche europei. E quindi ricordiamo per esempio Adele Faccio, che per noi appunto è un modello, insomma, stiamo riprendendo il suo cammino. Bruno Zevi nel campo del paesaggio e dell'urbanistica, e poi, come non ricordare, Emma Bonino per quanto riguarda il nucleare, e Marco Pannella per quanto riguarda la questione della fame nel mondo, strettamente legata alle risorse e alla riconversione della spesa militare in progetti di vita, di sviluppo sostenibile ed equo. Quindi, siccome noi non volevamo più parlare di ecologia dentro i radicali al passato, ma parlarne al presente e al futuro, soprattutto poi oggi che c'è una questione stringente riguardante il nostro modello di sviluppo, no? Parliamo tutti i giorni di crisi, parliamo molto di crisi finanziaria, parliamo della crisi del debito pubblico. Insomma, queste sono tematiche che sono all'ordine del giorno. Problema, appunto, come diceva Peccei qualche decennio fa, Pannella, Bonino, Faccio, Zevi, eccetera, se avessimo avuto il coraggio politico come comunità occidentale di percorrere altre strade, probabilmente oggi questa crisi o non ci sarebbe o avrebbe un volto diverso, nel senso che il nostro modello di crescita è infinito, è un pianeta che per definizione è finito, cioè è limitato, chiaramente non sta in piedi, insomma. Quindi ecco, i radicali ecologisti nascono da questo background, quindi non siamo radicali con il pollice verde, insomma, per intenderci. Diciamo un occhio al passato, però per il futuro, per il presente e il futuro, che ci sta parecchio da fare, dando una scorsa al vostro
al sito, che è molto ben fatto ed è molto esplicativo delle varie iniziative, si vede insomma che ci sono delle iniziative parecchio importanti, e peraltro delle iniziative anche che si richiamano alla storia radicale, alla storia delle iniziative radicali. Ne cito soltanto una, che è quella lì nei confronti della caccia, che insomma ci fu un referendum molto importante. E poi ci sta un occhio anche particolare, io penso qualificato anche grazie a te, all'urbanistica, alla tutela del territorio per quanto riguarda le nostre città. Io vorrei parlare di qualcuno di queste iniziative che sono molto importanti. Scegli tu quale ritieni quella appunto più importante a cui dare attenzione. Sì, allora, visto che mi hai chiesto del riconoscimento, andiamo di conseguenza diciamo perché è stato importante e sarà importante questo riconoscimento, perché appunto, come tu accennavi, la questione della caccia, noi ci stiamo lavorando da 4 mesi e abbiamo costituito un workshop, un gruppo di lavoro. Noi lavoriamo su gruppi di lavoro su vari temi, anche per consentire alle persone che vogliono lavorare su queste tematiche poter lavorare su quello che meglio conoscono e su quello che vogliono essenzialmente. Ecco, il riconoscimento è importante perché tutto questo lavoro sulla caccia verrà presentato al prossimo Comitato Nazionale di Radicali Italiani, che si svolgerà dall'11 al 13 aprile. Inoltre noi stiamo preparando altri 2 dossier, uno è sul biogas e un altro è sulla deforma della legge quadro sui parchi e le aree protette. Insomma, qua tra le tante parole di moda, oltre alla crisi, c'è quella delle riforme. Insomma, poi purtroppo, insomma, non normalmente, perlomeno dal mio punto di vista, non corrispondono. Diciamo che con deforma hai già spiegato abbastanza, insomma, dal tuo punto deforma, di vista. Guarda caso, questa appunto deforma permetterebbe alcune forme di caccia che attualmente non sono consentite nei parchi e nelle aree protette, neanche diciamo nel terzo mondo si fanno queste proposte. Questa proposta è stata licenziata dalla Commissione Ambiente del Senato e, oltre a permettere la caccia dentro le nostre aree protette, oltretutto io non so rispetto al lavoro che hanno fatto in Senato, perché noi abbiamo una legge quadro sulla caccia, la 157 del 92, che appunto fu riformata, insomma, diciamo così, proprio a seguito del referendum che tu ricordavi, che per esempio non permette in maniera esplicita la caccia in qualunque forma, appunto, chiaramente, ovviamente, nei parchi e nelle aree protette. Ecco, con Turbo Renzi avremo la caccia anche nei parchi, se questa cosa verrà approvata. Poi abbiamo tutta una questione dei nulla osta, perché chiaramente nelle aree protette, in generale nelle aree vincolate, noi abbiamo bisogno di speciali nulla osta, le cosiddette autorizzazioni paesistiche. Anche qui ci sono una serie di deroghe, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una cosa che presenteremo. Quindi il comitato è un appuntamento importante, poi, e oltretutto per noi è importante perché Radicali Ecologisti nasce come un gruppo di lavoro che sia anche un ponte culturale, insomma, tra appunto il transnazionale e i radicali italiani. Quindi è un gruppo che studia, lavora, si confronta, però poi deve proporre ai radicali, insomma, che noi interessa riprenderci anche con gli interessi, una gran parte del mondo ecologista che appunto nasce nei radicali, grazie ai radicali, e che attualmente sembra scomparso, mentre oggi diciamo di ecologisti ce n'è molto bisogno. Per quanto riguarda le iniziative, anticipo che poi invece il 6 siamo presenti con il nostro gruppo del Friuli a Vivaro, che è in provincia, anzi perdono, a proposito di deforme, nell'area vasta di Pordenone, a seguito della cosiddetta riforma delle province, insomma, no? Che come sappiamo non spariscono. Per quanto riguarda la caccia, allora, come sappiamo, Radicali Italiani ha lanciato la campagna Sbanchiamoli e è stata depositata alla Camera, insomma, ci sarà una raccolta firme per una proposta di legge. La proposta che abbiamo fatto a
Rita Bernardini e a Valerio Federico è stata quella di pensare alla possibilità di abbinare alla raccolta firme di Sbanchiamoli anche una raccolta di firme sulla caccia. La nostra proposta non mira ad abolire la caccia integralmente, anche perché probabilmente ci potrebbero essere delle problematiche a livello comunitario. Però quello che a noi interessa è riallineare, perché do una notizia, la nostra legge attuale, la nostra normativa è un po' colabrodo, e oltretutto con la regionalizzazione, le regioni, soprattutto il Veneto che si lagna tanto insomma in questi giorni, ci ha creato una serie di problemi con infrazioni, milioni di euro da pagare, eccetera. Siamo tornati un'altra volta in mora. Questa volta l'Unione Europea ci ha messo, ha riaperto una procedura di infrazione per i richiami vivi, sempre diciamo nelle zone Lombardia-Veneto. E, per quanto riguarda la caccia, cosa vogliamo fare? Intanto vogliamo, punto primo, togliere la possibilità ai cacciatori di entrare nei fondi privati senza l'autorizzazione esplicita dei proprietari. Perché? Perché chiaramente gli agricoltori vivono del proprio lavoro. Avere dei cacciatori dentro al proprio fondo significa che tu semini, arrivano questi, calpestano con i cani, lasciano immondizie, plastiche, eccetera, e quindi chiaramente un danno economico notevole. Quando non sottraggono? Quando non sottraggono, io poi ho esperienze dirette di queste cose, quindi onestamente sono abbastanza, come dire, toccato. E la seconda cosa è ripristinare, perché noi siamo un paese, noi parliamo sempre poi molto a vanvera in Italia di paesaggio, beni culturali, però poi quando c'è da fare in realtà facciamo l'esatto opposto di quello che appunto esclamiamo davanti alle telecamere. E allora, per esempio, ripristinare la norma che permetteva ai sindaci e ai presidenti di provincia, che nonostante la riforma renziana rimarranno, insomma, quindi comunque non dovrebbe esserci alcun problema, di vietare per alcuni periodi ad alta intensità turistica, in alcune zone tipo siti archeologici, aree dove insistono agriturismi, eccetera, beni paesistici, insomma, comunque che hanno un richiamo turistico, in quelle aree di poter avere la possibilità di sospendere l'attività venatoria, perché chiaramente anche questo è un altro danno, questa volta al settore turistico. Poi, altro aspetto, nel 2004 è stato varato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Questo codice elenca delle aree tutelate per legge. In queste aree ci sono delle particolari prescrizioni di tutela, e quindi non puoi spostare neanche un sasso essenzialmente, perché sono delle aree particolari, però in queste aree tu puoi andare a caccia in molti casi, quindi vogliamo allineare la normativa, che la normativa sulla caccia è del 92, questo codice dei beni culturali del paesaggio è del 2004, quindi chiaramente va aggiornato. Essenzialmente questi sono gli aspetti fondamentali della proposta attorno alla caccia, quindi niente di estremistico, però è bene che le cose vengano rimesse al loro posto, quindi chi fa l'imprenditore agricolo che lo possa fare in tranquillità, possibilmente senza essere impallinato e tutto il resto. Le aree di particolare pregio paesistico che appunto vengano effettivamente tutelate, quindi la flora e la fauna possano essere appunto non deturpate, perché sennò è inutile tutelarle per legge. E infine evitare danni al settore turistico, quindi la caccia verrà chiaramente molto ridotta, però verrà fatta con maggiore sicurezza in aree più idonee, eccetera eccetera. Quindi questo per quanto riguarda la caccia. Ci serve molto da dire, vado veramente in sintesi, però chi vuole andare... No, volevo soltanto con te fare un piccolo commento. Mi sembra che dalle prime regolamentazioni della caccia, che ormai sono abbastanza obsolete, questa attività venatoria venisse un po' considerata un po' quello come era tantissimo tempo fa, ormai diciamo almeno un secolo fa, una cosa quasi, oltre che tradizionale, che fa parte tra le attività umane, quasi una cosa ecologica. Oggi insomma le cose sono cambiate, forse in alcune parti del mondo è ancora legata a quel tipo di concezione dell'attività umana,
oggi obiettivamente in un paese come l'Italia una, non è certo un'attività ecologica né indispensabile, probabilmente è una tradizione, ma di tradizioni ce ne sono tante, anche di brutte tradizioni e tradizioni non più sostenibili. Sì, no, il problema a proposito di tradizioni, nel senso che citi bene la parola, nel senso che purtroppo sulla questione caccia si incrociano, anzi si scontrano due tradizioni giuridiche teoricamente contrapposte, insomma, cioè la concezione giuridica del regime fascista, che è quello che ha permesso appunto ai cacciatori di entrare nelle proprietà private. Perché? Perché durante il fascismo venne stabilito che la selvaggina apparteneva a chi la scovava o la cacciava, okay? Nei fondi anche privati. Però poi cosa succede? Che arriva la Costituzione repubblicana, insomma, finché ce la lasciano difendiamola, l'articolo 42 dice giustamente che la proprietà privata è sacra, ok? Quindi l'842, l'articolo del codice civile che è stato appunto varato sotto il fascismo, per esempio, è assolutamente disallineato rispetto a queste tradizioni, diciamo la tradizione fascista e quella repubblicana. Noi preferiamo la tradizione repubblicana, tanto per intenderci, e speriamo anche gli ascoltatori. Poi abbiamo l'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 9 dice, afferma che la Repubblica tutela i valori ambientali, artistici, paesistici della Repubblica. E chiaramente anche la questione della caccia su alcune aree che sono appunto, che rientrano nelle aree da tutelare secondo l'articolo 9, non, come dire, non, pure qui è disallineata. Io preferisco parlare di questo tipo di tradizioni, nel senso che io sono contro la caccia, onestamente, nel senso che è proprio una cosa che non capisco, però non voglio neanche fare il talebano, nel senso che volete andare a caccia, però facciamolo con dei criteri, nel senso che comunque, voglio dire, noi abbiamo una normativa che anche a livello finanziario ci crea molti problemi, perché per esempio la legge che noi vogliamo andare a riformare, in pratica cosa dice? A proposito degli agricoltori, in realtà gli agricoltori avrebbero diritto a dei risarcimenti. Se entra un cacciatore nel mio fondo che non è recintato, io avrei diritto, però in realtà, a parte che gli agricoltori normalmente non li informa nessuno, perché figuriamoci, secondo poi la legislazione sulla caccia è stata regionalizzata, e come tutte le cose sono state regionalizzate in Italia, abbiamo moltiplicato per 21 le burocrazie. Certo. E quindi chiaramente cosa succede? Succede che tu devi fare una domanda, ma nessuno molto spesso ti risponde. Tant'è vero che per esempio una regione assolutamente illegale sulla caccia come il Veneto, si ritrova la provincia di Vicenza e la regione Veneto una bella class action dei piccoli agricoltori, che giustamente si sono stufati del fatto che i loro campi vengano devastati, e adesso hanno chiesto per il periodo che va dal 2004 al 2014 175 milioni di euro. Chi paga? Paghiamo sempre noi, quindi è una legge che non sta in piedi, nel senso che anche le infrazioni e i milioni di euro che abbiamo rischiato di pagare e che abbiamo già pagato in passato, è perché la normativa non è assolutamente precisa, nel senso che comunque il coltello è sempre dalla parte dei cacciatori. Sì, no, insomma, stavo spiegando che appunto la nostra normativa attuale è assolutamente da portare dentro la tradizione pienamente repubblicana, quindi che garantisca poi tutti, insomma, tutti i soggetti in questione. E quindi, ecco, insomma, fondamentalmente la nostra campagna sarà molto specifica e molto mirata. Abbiamo ancora pochi minuti, Fabrizio, ti esorterei a parlare anche di qualche altra iniziativa, che sono tutte molto importanti, questi di radicali ecologisti. A te la parola, a te la scelta. Sì, intanto fammi pubblicizzare il sito, come al solito, www.radicaliecologisti.it, così chi vuole ci viene a trovare. E poi, dunque, il 25 aprile noi saremo a Verona, perché a proposito, prima parlavo di Pannella e del disarmo, della fame nel mondo, eccetera. Dunque, ci sarà una manifestazione a Verona proprio sulla questione del disarmo, e noi porteremo proprio la riflessione proprio di Marco Pannella sulla questione del disarmo e della fame nel mondo, legata
anche alle nuove questioni ecologiche che si sono sovrastrutturate su questo tema, perché chiaramente oggi nel 2014 abbiamo una ridondanza di problematiche attorno a questo tema del disarmo, fame nel mondo, eccetera. Poi, per quanto riguarda maggio, poi magari lo segnaleremo meglio, abbiamo cominciato a prendere sia contatti ma anche in tessere dei rapporti di cooperazione molto interessanti con, e questo era uno dei nostri obiettivi, appunto perché siamo un workshop che lavora per l'area radicale, con le associazioni territoriali radicali del Nord-Est. E quindi a maggio, in di massimo intorno a metà maggio, dovremo fare un piccolo tour nelle regioni del Triveneto, insomma del Nord-Est. E poi, per quanto riguarda, e quindi là ci sarà sarà anche il momento per parlare della caccia, e probabilmente sarà già attivata come iniziativa, nella speranza che il comitato voti a favore, e anche dei biogas. E poi sì, insomma, tu prima citavi le questioni urbanistiche. Noi stiamo facendo un certo tipo di lavoro, perché chiaramente parlare di urbanistica in Italia ci vorrebbe una struttura tipo Repubblica dedicata solo a quella, insomma. Però, beh, perché l'urbanistica è quasi sinonimo di programmazione. In Italia programmazione non se ne fa in nessun campo, è tutta un'emergenza continua, e quindi insomma. Sì, ma poi allora il tema, infatti, sull'urbanistica che stiamo portando avanti anche in relazione alla questione della legalità, e in particolare sulla questione dell'amnistia, no? Cioè, i radicali ovviamente sono impegnati in questo momento sulla tematica dell'amnistia, ma per chiedere urgentemente un cambiamento, insomma, strutturale, insomma, nel campo della giustizia. Il tema della legalità insieme al tema della democrazia sono i due nuclei attorno ai quali noi stiamo strutturando le nostre iniziative nel campo del paesaggio e dell'urbanistica, anche perché poi il problema è quello, insomma, è un volantino che, insomma, sembra sia piaciuto molto, cioè titolavamo democrazia e legalità per salvare l'ecosistema italiano. E quindi ecco, il problema poi in Italia è questo, ma a tutte le latitudini, anzi. Molto spesso abbiamo delle questioni di legalità in zone che penseremmo così, insomma, non sfiorate. E a Roma in particolare, oltre alla questione metro C, che stiamo comunque portando avanti, però abbiamo fatto un esposto, sappiamo che sono state aperte delle indagini, però vista la lentezza stiamo valutando anche di ricorrere all'Unione Europea. E poi abbiamo lanciato due questioni. Allora, quella di ieri è quella sul nuovo stadio della Roma, e a me dispiace anche perché io sono un tifoso giallorosso, quindi onestamente, però là pure c'è tutta una questione particolare, no? Abbiamo parlato delle leggi, dell'articolo 9 della Costituzione, cioè, ecco, abbiamo parlato di regime fascista, insomma, qua abbiamo però il regime del paraculismo, insomma, e praticamente questo stadio viene costruito in una zona, appunto, abbiamo parlato prima delle famose aree tutelate per legge, ecco, quella è una di quelle, per esempio, e dove non puoi costruire nulla, anche perché poi là ci sono dei seri problemi, è un'area che si allaga, giustamente è vicino a un fiume, e là dovrebbe venire questo nuovo stadio. In un'area, diciamo, dove praticamente che è la zona di Tor di Valle, dove c'era un ippodromo e sta all'interno di una ansa del Tevere, è una zona abbastanza ampia, peraltro Torrivalle, sì. Il ippodromo è stato ormai, diciamo, disabilitato, non funziona, e un po' la natura se n'è rimpossessata di questa area, con una fauna eccetera e così via, e lì hanno in qualche modo indicato questo il luogo per fare questo nuovo stadio, insomma. Sì, là verrà il procemento, oltretutto è stata raccontata la favola che verrà pagato tutto da Pallotta, dall'amministratore delegato della Roma. Invece in realtà abbiamo fatto dei conti, abbiamo scomputato gli oneri di urbanizzazione, e in realtà viene fuori che il comune, l'amministrazione, di fatto paga la metà di questa operazione. Allora noi ci siamo chiesti,
Ma perché essere sempre illegali, non solo per la questione di vincoli, perché c'è anche un altro problema: per un'opera del genere l'Unione Europea e la legislazione nazionale ci impone di attivare la valutazione di impatto ambientale e processi di partecipazione per localizzare le opere. Nulla di tutto questo. Quindi pensiamo per esempio che la realizzazione dello stadio della Roma, ma in futuro anche della Lazio, perché anche la Lazio vuole il suo stadio, potrebbero rappresentare degli interventi di riqualificazione, però facendoli attraverso la partecipazione e investendo soldi, perché tanto comunque il pubblico ce li deve mettere poi i soldi, no? O quantomeno per la manutenzione, perché le opere di urbanizzazione eventualmente te le pagasse anche il privato, poi vengono cedute al comune e quindi la strada nuova, poi se non ci vuole buche, chiaramente la deve pagare la collettività. Infatti uno dei motivi per i quali a Roma siamo pieni di buche è proprio questo, che la città ha dovuto rincorrere le urbanizzazioni dei raccomandati e oggi chiaramente non siamo più in grado di gestire tutto questo patrimonio, no? Perché chiaramente più si allarga una città e più si allargano i costi. E quindi là c'è una violazione anche di questa direttiva europea. Quindi noi pensiamo che sia possibile realizzare lo stadio. Soprattutto l'opera architettonicamente parlando non è neanche malvagia, insomma, anche questa è una rarità, insomma, però per esempio, c'è un aspetto veniamo... positivo. Esatto, no, non è male, insomma, però mi è dispiaciuto anche criticare l'opera dal punto di vista urbanistico, però. Immaginiamo per esempio in una periferia desolata portare una cosa del genere significherebbe portare insomma anche dei risvolti interessanti e soprattutto magari fare investimenti per trasporti che la gente utilizzerebbe non solo per andare allo stadio ma per tutti i giorni, quindi è inutile stare a spendere tutti quei soldi in una landa desolata dove andranno a vivere se non 800 persone, perché si tratta, ci sono previsti 14.000 metri cubi di residenziale. E poi c'è l'altra questione di Ostia. La questione di Ostia, anche qui si tratta di una normale situazione. Ti dico soltanto che abbiamo praticamente un minuto e mezzo, due, e già abbiamo sforato, quindi sinteticamente, ovviamente avremo ulteriore occasione per incontrarci, ci mancherebbe. Sì. No, vediamoci più spesso perché noi facciamo una marea di cose. Io oltretutto ho fatto anche una sintesi, non ho detto neanche tutto quello che abbiamo fatto. Immagino, allora, certo. Allora, certo. Facciamo così, lasciamo le persone con un po' di curiosità. Venite sul Vabbè. Sito, venite a trovarci e soprattutto mettetevi in contatto con voi, perché come vedete facciamo un sacco di cose. Però come dice anche il nostro claim, più siamo, più possiamo fare. C'è bisogno di persone, non solo che si iscrivano per una questione di soldi, perché a Radicali Ecologisti ci si iscrive con quello che si vuole, l'iscrizione libera, ma persone che vogliano appunto salvare l'ecosistema Italia. Quindi ecco, preferisco utilizzare questa manciata di secondi per lanciare questo appello. Va bene Fabrizio, noi ti ringraziamo, tu ci terrai informato, abbiamo già sul campo fatto delle interviste e girato degli eventi che tu in qualche modo di cui sei stato protagonista, copromotore, coprotagonista insieme a altre associazioni, diciamo altri, anche soprattutto comitati di cittadini, e riguardavano la metropolitana. Quindi insomma sul campo poi dopo ci si incontra e diamo su Libri TV spazio a questa associazione, che adesso appunto è un'associazione radicale. Ci rimetteremo d'accordo per rimettere in palinsesto un'altra trasmissione per parlare delle altre iniziative, tante iniziative di radicali ecologisti. A questo punto tanto, ti ringrazio. Tanto non ci mancano gli argomenti, purtroppo ci danno molto da fare. Sì, no, effettivamente dal punto di vista ecologico, insomma, non ci manca da fare in Italia. Niente, io ti ringrazio ancora e a presto sugli schermi di Libri TV. Io restituisco la linea alla regia, non prima di invitarvi a seguire, continuare a seguire le trasmissioni di Libri TV, che seguiranno con una conversazione con Alessandro Massari, poi ci sarà l'Iran, poi ci saranno i testimoni di Geova, gli ex testimoni di Geova. Linea alla regia. Ciao a tutti. E grazie a Fabrizio.